Siamo qui in Parco Leopardi con la vice sindaca Bibiana Chierchia, che si ricandida per un ruolo in consiglio comunale a Campobasso. Su quali sono i punti particolari del programma che lei intende portare avanti? Mi ricandido, ma in realtà ci ricandidiamo. Siamo stati una squadra, continuiamo ad essere una squadra che va avanti consapevole. Prima di noi lo sono i nostri elettori, prima di noi lo sono le persone che ci hanno chiesto di restare in campo e di ricandidarci, consapevoli del fatto che non basta per un capoluogo di regione, non basta e non può ovviamente bastare un solo mandato per completare un programma che appunto partì nel 2014. Prima di tutto completiamo sulle scuole. Il coraggiosissimo programma messo in campo, in parte già da linee programmatiche, in parte da emergenze e urgenze intervenute nel corso del quinquennio, prosegue. Abbiamo fatto un concorso di idee che ha fatto parlare di noi, della città di Campobasso, l'intera nazione. Quel concorso di idee si trasformerà da splendidi progetti, si trasformerà in scuole nuove per ognuno dei quartieri della nostra città. Proseguiremo, lo stiamo dicendo a gran voce, ci tocca urlarlo, proseguiremo a pretendere quei 18 milioni che avevamo ottenuto, pochi, pochissimi, in pochi capoluoghi di provincia avevamo ottenuto l'intero finanziamento per il programma delle periferie. Il governo giallo-verde, come ha detto il sindaco nel corso della presentazione del programma, ce lo ha scippato. Io li ho chiamati ladri di periferie, stanno al governo, si stanno ricandidando al governo di questa città. Tra l'altro separati, mentre al governo sono uniti, non è ben chiaro questo, cittadini campobassani, ascoltatevi, insieme al governo e giallo-verdi, qui separati, con una strana entità candidata come sindaco, chi l'ha vista per favore me la presenti, e con un candidato sindaco al quale va sicuramente il mio rispetto politico, ma che è in assoluta contraddizione, terribile, uso un aggettivo più forte, terrificante contraddizione, con il suo governo giallo-verde. Io chiedo al candidato sindaco dei 5 Stelle come fa a candidarsi con i 5 Stelle che fanno da stampella al governo più reazionario che l'Italia repubblicana abbia mai conosciuto. C'è un restringimento in atto oggi delle libertà personali mai visto. Noi insegnanti di storia lo stiamo dicendo ai quattro venti da tempo, lo diciamo noi insegnanti di storia, lo dicono i politici, lo dicono le mamme, lo dicono i bambini che non capiscono, i bambini in Italia non capiscono perché da un giorno all'altro non vedono più accanto a loro il compagno di banco, figlio di immigrati, in richiesta di asilo, che vengono allontanati, che sono stati allontanati dai CAS da un giorno all'altro, si chiamano vite spezzate. E tornando quindi al nostro programma, centrato sulle scuole, centrato sul sociale, centrato sui servizi, centrato su quella linea verde che tanto ha colpito l'immaginario dei nostri cittadini. Forse in alcuni casi anche noi maggioranza battista abbiamo avuto lo stesso difetto, che è stato assolutamente devastante per quello che ha riguardato il governo di centrosinistra nazionale e regionale, che purtroppo non sono stati rinnovati nel 2018. Forse anche noi abbiamo avuto qualche difetto di comunicazione. La linea verde, questa linea di continuità fra i parchi, che è nell'attuale programma Battista, c'era già anche nelle precedenti linee programmatiche di governo. Abbiamo cominciato difendendo Villa De Capua col nostro corpo, noi assessori donne, abbiamo fatto in modo che Villa De Capua dal 2014, quando era chiusa nel fine settimana perché c'era mancanza di personale, io personalmente avevo preso un impegno con le associazioni insieme alle quali avevamo costituito il comitato Villa De Capua, avevamo promesso, non una promessa di quelle che si sentono in campagna elettorale, avevamo promesso ai nostri concittadini che se ci fossimo candidati avremmo fatto in modo che Villa De Capua non chiudesse nel fine settimana. L'abbiamo aperta noi, fu una delle prime discussioni, belle discussioni col sindaco. Villa De Capua, centro della linea verde della città,
è rimasta aperta in questi anni, tranne ovviamente quando si è dovuto fare manutenzione sulle piante deteriorate, ed è un altro dei punti centrali del programma, il cittadino al centro. C'è lo slogan del mio partito, del partito per il con il quale io sono con cuore e batticuore, con cuore e passione, questo è il mio slogan. C'è il Partito Democratico, smettiamola di chiamare PD, mediaticamente non funziona, purtroppo ce lo siamo fatto infangare, l'acronimo ce lo siamo fatto infangare dagli urlatori, dai leoni da tastiera prezzolati dei giallo-verdi. Il Partito Democratico ha questo slogan per le europee: avanti tutte, avanti tutti. La correzione, ottima giornalista Viviana Pizzi, avanti, avanti tutte, avanti tutti, in Europa e in questa città. Grazie.